Buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Benvenuti nel Media Center dell'81esimo Open d'Italia, presented by Regione Emilia-Romagna. Abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi due grandi campioni, i due migliori azzurri nel World Ranking, i due migliori azzurri nella Race to Dubai, i due azzurri che quest'anno hanno vinto sul DP World Tour, rispettivamente in Sudafrica e in Olanda. Benvenuti a Matteo Manassero e a Guido Migliozzi. Grazie. Grazie. Guido, non possiamo non partire da te. È arrivata in Olanda una vittoria incredibile, il tuo quarto successo sul DP World Tour, due birdie decisivi alla 16 alla 18, un playoff, altri due birdie. 69 anni dopo l'ultima volta un azzurro è tornato a vincere il KLM Open, vinto in passato da campionissimi come Langer e Ballesteros. Qual è la soddisfazione? Sì, una soddisfazione enorme, aver vinto un torneo del genere, un torneo storico dell'European Tour, e niente, sono molto contento perché è stata soprattutto una lunga settimana, però anche in particolare una domenica tosta, e quindi non essendo facile mai vincere un torneo di golf, come anche Matteo sa benissimo, che insomma si cerca sempre di giocare bene, ma poi quando si arriva alla fine i nervi bisogna tenerli saldi, e sono contento e sono orgoglioso di aver portato a casa la vittoria domenica. Matteo, una vittoria, altre tre top ten in stagione, che momento stai vivendo? Torni a giocare dopo 4 anni l'Open d'Italia. Sì, no, è sicuramente è una stagione quest'anno in cui stanno andando le cose molto bene, è logico che arriva da lontano, poi chiaramente si inizia una io ho iniziato quest'anno una stagione tra virgolette nuova per me, perché comunque sono tornato sul tour, che è un ambiente che logicamente conosco bene, però in una maniera molto differente, in maniera molto più matura, più consapevole di quello che stavo facendo. E arrivare ad avere le soddisfazioni così presto era anche inaspettato in maniera così veloce, no? Chiaramente ci si spera, però poi non è, ci sono un sacco di fattori che non dipendono da noi per arrivare a vincere un torneo, per fare bene, quindi è chiaro che io sono molto soddisfatto della stagione fino adesso, sono contento di essere tornato qua dopo un po' di anni in cui mi ero concentrato sul challenge, e quindi non venivo a giocare l'Open d'Italia puramente per una decisione di classifica, ero concentrato su un altro tour, e adesso però ovviamente sono qui, sono felice di essere qua e di provare a competere. Per entrambi, 8 successi azzurri in 80 edizioni, l'ultimo nel 2016 di Francesco Molinari, quanto sarebbe bello, si può vincere questo Open d'Italia? Beh sì, chiaramente sarebbe molto bello, per tutti noi italiani è forse una gara che tutti abbiamo nel cassetto, di sognare di vincere e cercare di dare il massimo. È sempre bello ritrovare facce familiari, amici, compagni di lunga carriera, e niente, sarebbe un'emozione grandissima, si cerca di dare il massimo e poi si vedrà domenica. Sì, io penso che per noi sia sempre una gara, è una gara difficile per noi alla fine, nel senso che bisogna rendersi conto di quanto sia difficile vincere sul tour una gara qualsiasi, e in più quando si è in casa c'è comunque dell'altro, volente o nolente, quindi questa cosa va gestita, va riconosciuta e ovviamente gestita, però non è un problema, noi siamo molto contenti di essere qua e provare a dare il massimo. Chiaramente penso che Francesco negli anni sia la persona che abbia trovato la formula migliore per competere ad altissimo livello all'Open d'Italia, quindi sicuramente si può fare, come si può fare ogni settimana. Perciò ci proveremo e poi vedremo cosa avremo fatto alla fine. Si guarda gara dopo gara, colpo dopo colpo, impossibile però non pensare alle Olimpiadi. Entrambi veneti, rappresenteranno l'Italia
a Parigi, per entrambi sarà la seconda esperienza ai giochi, perché Matteo ha giocato nel 2016 le Olimpiadi, Guido nel 2020 a Tokyo. Quale l'emozione? Troverete i campionissimi della disciplina, da Scheffler a Schauffele, medaglia d'oro, la soddisfazione? È un gioco di parole, Scheffler, Schauffele. No, forza Veneto intanto. Per me è sicuramente un'emozione enorme, soprattutto condividerla con Matteo, che io vedo come una grande persona sia dentro che fuori dal golf, e chiaramente partecipare alle Olimpiadi è un punto esclamativo di una carriera, e chiaramente tutti i giocatori di qualsiasi sport cercano di intraprendere un certo livello per entrare a far parte dell'Olimpiade. E noi abbiamo la fortuna di partecipare per la seconda volta, quindi sarà un'ulteriore esperienza. E poi sì, c'è la creme della creme del golf mondiale, e noi cercheremo di portare il tricolore più in alto possibile. Condivido tutto quello che ha detto Guido, nel senso che io sarà la seconda partecipazione, e condividerò per la seconda volta con persone con cui mi fa molto piacere condividere l'esperienza, perché prima è stato Nino, adesso è Guido, quindi credo che faremo una bellissima squadra, anche se poi chiaramente alla fine sarà la competizione poi individuale, però è bello essere un team, soprattutto alle Olimpiadi, tutto il contesto rende il team molto molto unito, e condividi qualsiasi momento, perché non puoi uscire, non puoi andare da nessuna parte, quindi è molto team, e quindi io sono molto contento di vivere questa esperienza con Guido. Poi il fatto che è ogni 4 anni e proprio nell'anno in cui è, te la devi guadagnare con i risultati, credo che sia un'altra grande soddisfazione, che ti fa vedere l'Olimpiade come un gran bel traguardo. E poi è chiaro che però è un traguardo che poi devi arrivare lì e devi giocare, perché sì, è vero che l'Olimpiade l'importante è partecipare, però alla fine non è proprio così, perché se poi partecipiamo e giochiamo male, siamo noi i primi ad essere delusi dal risultato. Per cui alla fine, ecco, sarà un'esperienza fantastica. Quest'anno per me sarà diversa da Rio, perché io ho vissuto il villaggio a Rio, quindi quella settimana credo che sarà meglio dal punto di vista golfistico, nel senso che avremo la possibilità di prepararla e gestirla più come una gara, tra virgolette, come tutte le altre, nel senso con la solita routine da gara, che chiaramente per noi è molto importante per riuscire a essere più competitivi possibili giovedì, ecco. Adesso i colleghi dell'informazione per le domande. Ciao Guido, eccomi qua, sono davanti, Donato. Ciao, ciao Matteo. Allora, una domanda a entrambi, che poi segue quella di Federico un po'. Le Olimpiadi sono una vetrina importantissima per promuovere il nostro sport. Abbiamo bisogno di miti, un po' come lo è stato Tomba negli anni dello sci. Per fare questo, oltre ai risultati, ci vuole qualcosa di particolare. Che cosa vi sentireste di fare in caso di una vittoria alle Olimpiadi, fuori dal gol? Cioè, cosa vi verrebbe di fare a tutti e due per dare visibilità a questo sport? Mi conosci da anni. Da piccolissimo. Io purtroppo non sono una persona che ha nell'istinto, ha nel carattere di fare cose particolari. Io sono una persona normale a cui piace giocare a golf, piace vincere giocando a golf, e quindi sinceramente credo che sia questa la cosa più importante e realmente anche l'unica che conta alla fine per promuovere il golf, perché è logico che se nasci personaggio come Alberto Tomba, con quel tipo di personalità e esuberanza, fai cose in maniera istintiva, oltre a vincere tutto, che è la cosa più importante, perché sennò tutto quello che fai extra ha poco valore.
e lo fa in maniera naturale, quindi colpisce la gente. Quindi ti dice, devono venire di istintive, quindi credo che la cosa più importante che possa fare è vincere, una medaglia. prima si vince, poi si pensa... Una domanda per Guido. Tu, dopo questa splendida settimana, andrai al The Open. Ti ho detto prima che sarà sicuramente un'esperienza incredibile. Che cosa ti fa sentire nel passare dall'Open d'Italia al The Open? Come ti fa sentire? Beh, dopo una vittoria in Olanda, poi, oltretutto. No, mi fa sentire bene. Chiaramente partecipare al British Open era uno dei miei obiettivi ad inizio stagione. E ho già avuto delle esperienze nel British Open. Questo sarà il mio quarto British in un campo dove sono già stato anni fa, quando ero amatore, avevo giocato il mio primo Duke of York. Quindi si parla di quasi più di 10 anni fa e niente, chiaramente è una grande soddisfazione partecipare all'Open e auguro anche a Matteo di riuscire a rientrare e sarà un'ulteriore esperienza insieme e niente, è una delle gare più belle del circuito, se non la più bella e significativa e solamente partecipare, poi una volta che siamo lì ovviamente cercheremo di dare il massimo e fare una bellissima gara. Matteo Dore della Gazzetta dello Sport. Ciao entrambi, volevo tornare un attimo sull'Olimpiade, una cosa che hai già più o meno detto Matteo, una conferma, una cosa logistica, non sarete al villaggio e vi organizzerete diversamente? No, io penso, cioè da quello che ho inteso, penso proprio che sia così. Il golf non sarà al villaggio, non è una decisione nostra, è una decisione organizzativa dell'Olimpiade. Il golf, avendo la possibilità di stare nell'hotel all'interno del golf, diciamo che creano la bolla, parola. Quindi arriverete quasi come un torneo normale il lunedì prima? Poi credo che abbiamo... facoltà di decidere quando arrivare. La mia idea è di prepararla come, quindi arrivare come se fosse un torneo normale. Tra l'altro è un campo che abbiamo giocato un sacco di volte e Dodo. Conosciamo molto bene e quindi diciamo non c'è l'esigenza stile US Open di andare là tanto prima, per cui ecco sì, in teoria questa dovrebbe essere, però gli ultimi dettagli dobbiamo ancora definirli. Una cosa sempre sull'Olimpiade, ieri il Comitato Olimpico olandese ha deciso che non manderà Van Driel e Luiten perché non hanno abbastanza risultati secondo loro e non possono essere competitivi. È un po' il crollo del senso del golf all'Olimpiade. Se lo sapevate, se ne pensate. E che cosa non ne ho pensate? Capito, non mandano Van Driel e Luiten. Esatto, e anche la... E anche la Van Damme nel femminile. Ma chi? Gli olandesi? Difficile commentare una cosa. Cioè, Luiten ha vinto non so quante gare sul tour europeo. Cazzo, Van Driel ha vinto quest'anno in Kenya. Van Driel ha vinto la sua prima gara in Kenya. Oddio. Non so. Spiace per loro. Sì, vabbè, mi dispiace molto. Molto per eso. Lo meritano entrambi. Ha poco senso, anche perché penso che Van Damme sia una delle migliori giocatrici europee a livello femminile, quindi una decisione che va contro il golf, è un peccato per loro, mi spiace, sinceramente non lo sapevo. Nicola Pomponi. Sì, questo a voi non succederà perché comunque il Comitato Olimpico olandese aveva deciso appunto che altri criteri, no, di qualificazione che erano abbastanza, sì, insomma, abbastanza incomprensibili, esatto. No, io, cioè, ovviamente i miei complimenti si sprecano anche in altre situazioni mentre commento, quindi non ve ne faccio altri perché siete bravissimi, però devo dire che intanto bravissimo Guido e straordinario Matteo, se non altro per uno dei comeback sportivi più importanti della storia.
poi magari in separata sede, visto che sarà lunga la cosa, me lo spiegherai. No, io volevo solo chiedervi una cosa per quanto riguarda le Olimpiadi. Giustamente Matteo diceva andiamo lì come Italia, come casa Italia, però poi il torneo è individuale. Sentivo l'altro giorno che c'è già una proposta a Los Angeles per fare anche una parte di torneo a squadre, cioè fare praticamente un torneo a squadre miste. Che cosa ne pensate di questa cosa per la promozione? Se non altro per dire ok, andiamo come squadra e giochiamo anche come squadra, oltre che al torneo individuale ovviamente. Prego Matteo. Io penso che fatta nella maniera giusta sia una buona idea. Sono convinto che per mettere a collo la medaglia d'oro debbano essere 4 giri come un major, e questo lo penso, però è logico che non vedrei assolutamente male medaglia a squadre con somma degli score, per esempio, che può essere parte maschile, parte femminile, solo parte maschile, solo parte femminile o tutte. Io penso che sia una cosa che ci può stare e anzi anche molto sensata, senza logicamente andare a snaturare quello che è secondo me quello che corona il migliore cioè il migliore golfista di quella settimana, ecco. Non so se poi può essere un'idea di creare delle sorte di, cioè tenerci lì più tempo, però poi diventa un po' complicato per i calendari. Quest'anno a Parigi ci sono tutti migliori, se tu vai a tenerli lì 2 settimane per fare un torneo individuale o un torneo a squadre, potresti avere dei problemi nei primi 30-40 al mondo, credo. Sembrava che facessero iniziare il martedì in maniera tale che comunque questa competizione a squadre di 2 giorni sarebbe stata fatta il sabato e la domenica e poi dopo le ragazze. Ecco, era questo il programma Los Angeles 2028. Ok, non lo so, la formula magari la troveranno, però io penso insomma degli scorsi è la cosa più semplice e anche più giusta. Concordo. Ciao ragazzi. Intanto complimenti per, non soltanto per le vostre performance atletiche, ma soprattutto per il vostro modo di essere. È molto importante il vostro atteggiamento per i ragazzi. E la prima domanda è per Matteo. Tu hai aspettato 11 anni per tornare a vincere a livello importante, quindi European Tour, eccetera. Un consiglio che puoi dare ai ragazzi che si demoralizzano dopo qualche torneo di circolo non andato bene? Sicuramente credo che ci siano 2 cose. Una non gliela posso consigliare ed è la passione, cioè nel senso che comunque la passione fa sbollire la rabbia e la delusione del momento e comunque ti fa tornare a riprovarci. Quindi se c'è la passione è difficile mollare, perché alla fine qualcosa ti riporta lì. E poi l'altra cosa che per me è stata molto importante è che sicuramente le cose non si possono risolvere da soli. Quindi a livello più basso, a livello più alto, c'è bisogno dell'aiuto di persone che ci fanno fare degli step ulteriori, quindi penso che sia molto importante questa cosa qua. È logico che allo stesso tempo il golf è per tutti, sì, però al massimo livello del golf no, quindi bisogna essere consapevoli delle difficoltà. Io ho aspettato 11 anni, avrei preferito di no, però È molto difficile, bisogna essere seguiti bene e anche essere seguiti bene non è facile. Ogni scelta che prendiamo non è facile, e poi chiaramente la cosa più difficile è poi chiudere il cerchio e farcela, però
Penso che ci voglia passione, ma quella non nessuno la può inserire in un ragazzo, deve averla, e poi l'aiuto di persone giuste. Grazie. Per Guido, Guido ha già un po' anticipato quella che era la mia domanda per lui. Il tuo sogno nel cassetto, qualcosa che ti porti dietro fin da bambino? Mio sogno nel cassetto sì, è vincere le gare più importanti al mondo e fare il più possibile. Salutiamo e ringraziamo Guido. Grazie. E Matteo, ricordiamo che Guido per il quarto anno di fila giocherà al The Open, l'81esimo Open d'Italia, mette in palio due posti per il The Open qui al Villaggio Commerciale, ci sarà la Clare Jug, si potrà vedere, ammirare il torneo vinto nel 2018 da Francesco Molinari, unico azzurro, e a tal proposito benvenuto anche ad Edoardo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.